Pronto io? Sì. Allora, siamo qui alle case Aller di Via Totti e Magenta, con 35, un residente da 35 anni qui in queste case. Come si chiama lei? De Natale Vito. E che problema c'è nella sua abitazione? E purtroppo non riusciamo a risolvere il problema delle infiltrazioni e non possiamo usufruire dei due locali disponibili, bagno e antibagno, perché avendo chiesto vari interventi all'Ale, purtroppo la risposta è sempre lo stesso: io faccio aprire d'urgenza la pratica a Milano, come dice la prassi, poi viene il controllo, devo fare il nome e cognome qui del geometra, viene qua, lui dice, sì, il geometra, ecco, chiude la pratica immediatamente, io i danni, il disastro, perché ci sono delle infiltrazioni d'acqua che vanno sui mobili, non potete nemmeno la lavatrice, una l'ho già cambiata, insomma, va bene, non è, però sono sempre due cicche da cambiare, perché poi salta, come ha fatto la foto, il quadro elettrico, il primo saltacolo lì, se accendo le luci scatta il salvavita, mia moglie, elogiamente, non possiamo fare la lavatrice, dobbiamo mandare i panni della sorella, per fortuna che abita qui, e ci arrangiamo, però si trascina già da 2 mesi circa questa situazione. E non si vede, non vedo almeno io, perché non poi chiudono le pratiche, dicono lei a posto, sopra la signora abbiamo buoni rapporti di dialogo. Lei dice che l'ha sbloccato, ma neppure le perdite ci sono ancora. Vabbè. E non riusciamo, dobbiamo staccarmi per non litigare, perché in sala lunga poi si va a finire. Poi si va a finire a litigare. Se litigai qui un attimo con quel tipo di persone. Però io ringrazio la signora di sopra che pone i rapporti, però lei dice io l'ho fatto, io sono a posto. E vabbè, ma io non posso stare così, insomma, il buon senso, anche quando ho chiamato il geometra. Certo. Io ho detto, capisco che il vostro regolamento dice qui, ma io se pago l'affitto regolamento, sempre pagato, perché devo sostenermi queste, che poi sono danni a spese che pago io, perché... Certo. Perché... Oltre al suo caso specifico, qua però c'è una situazione generale di degrado che non si riesce. Mamma mia, esatto, per esempio qua di dietro stanno adesso ritirando decine di sacchi, ma se vanno gli altri scivoli, che ne trova ancora 40, non si capisce come fanno a stipare. Per gli abusi, dicono. Ah, ecco. Cioè, dato che qui molte persone girano e sono abusive, no? Perché c'è stato loro cosa fanno? Quando hanno, non sanno, buttano lì, a discapito di quelli che viene poi vorrebbero. Viene buttata sotto gli scivoli, dove si trova veramente di tutto e di più. Sì, sì, gente, qui fanno di tutto e di più, occupano addirittura, come vede, le aree comuni, fanno le costruzioni abusive, nessuno interviene, non so, dico, qualcuno li vede, no, sono abusive perché non le tirano via. Da 35 anni quanti interventi di manutenzione sono stati fatti su questa... A me per le filtrazioni, dico la verità, in totale del periodo sono state 9. 7 me l'hanno, c'era un sistema diverso, no? Mandavano gli operai e l'assicuratore rimborsava, no, non posso dire niente, finora, ma da 3 anni a sta parte hanno abolito quella cosa lì, chiudono sempre le pratiche e ci bisogna arrangiare tra noi. Ma tra noi cosa succede? Dipende chi trova, c'è quello onesto che... Ma c'è quello che dice, come la signora giustamente ha portato la giustificazione, io non me lo posso permettere di chiamare l'idraulico e fare quella spesa lì. E non la fa. E ha capito. Allora noi restiamo un po' delusi per questo sistema che, sentendo poi, collaborando con lui, sento gli altri, sì, vicine, altre lamentele da dire dappertutto per questo sistema che non... Che non va, non va, non diciamo, poi non si vive civilmente, ognuno fa quel che vuole. Ecco, qui però abbiamo, può venire anche lei un momento, sì. Sì. Ci dice come si chiama. Sì, sono Guidiani del sindacato inquilini del SICET, che purtroppo, devo dire purtroppo, ci stiamo sbattendo su queste situazioni, perché qui avete visto un caso, ma credo che se girate qualsiasi casa la situazione è questa, perché da troppo tempo l'Aller non fa più manutenzione. Dicevo prima che ho visto il piano di risanamento dell'Aller, l'unico risparmio che è stato fatto in queste dall'Aller milanese si riferisce solo
al risparmio delle manutenzioni. Al risparmio delle manutenzioni. Ci credo. L'unico perché, risparmio. Perché su tutto il resto. Sì, sì, su tutto il resto non è cambiato non nulla. Risparmia. Hanno risparmiato 4 milioni e 900 mila lire, 900 lire, euro, e li hanno risparmiati tutti sulla manutenzione. Quindi una situazione di case che sono dei primi anni 70 queste, e immaginate cosa succede, ma dappertutto. Il problema è che adesso sembra di avere a che fare con un muro di gomma. Io mando mail, non rispondono. L'ultimo mail che ho non qui, si ottiene risposta, l'unico mail che ho mandato, l'ultima, sì. L'ultima che gli ho detto: capisco che voi non rispondete, ma io insisto. Se non rispondete anche questa volta, io passo tutte le pratiche al legale. Tanto è vero che in via Raffaello Sanzio probabilmente partiamo con una causa per i serramenti. L'Aller sostiene, per esempio, per fare, ma è tutto, potrei parlare i giornate intere. L'Aller sugli serramenti sono fatiscenti, filtrare dappertutto. Quindi la gente paga un sacco di soldi per riscaldamento che poi non arriva neanche al riscaldamento previsto dalla legge. Il problema è che l'Aller risponde che è colpa negligenza dell'inquilino e quindi tocca l'inquilino perché non li ha mai verniciati. È un po' dura sostenere che tutti non fanno manutenzione. Certo. E poi voglio dire, lì loro si basano sul regolamento regionale. Il regolamento regionale precisa che tocca la proprietà il cambio dei serramenti, a meno che ci sia il problema di negligenza a causa dell'inquilino. Certo. Sostenere che lì è causa dell'inquilino su tutti, adesso partiamo con una causa pilota e vediamo cosa succede. E vediamo cosa succede. Qui abbiamo anche l'assessore Salvato. No, stai già. Vediamo il comune. Sì. Per ringraziare il comune nella prima qui c'è l'assessore poi che sette anni fa, ma dopo sette anni da caldaia che non mandava la Halle, nonostante avevo le carte in regola per il cambio perché io sono affittuario, non avveniva, ma sono dovuto rivolgere al comune. Se di che ma ecco, il comune quindi qualcosa ha fatto? Sì, per no, io sì, periodicamente facciamo. Devo riconoscere anche. Cos'è stato fatto? Il comune fa sempre l'architetto da meno, esatto, l'ingegner da meno perché è stato dietro a queste cose. Il comune mette a disposizione la sua macchina operativa nelle comunicazioni a fare Haller, nei sopralluoghi e nelle comunicazioni da fare Haller per essere più incisivi possibile. Noi nel 2013 abbiamo attivato questo tavolo con Haller che voleva servire all'istituto, cioè per raccogliere il grande bisogno che c'è all'interno di questi stabili. E al tavolo c'è chiaramente il sindacato Sticet, che è, devo dire, si chiama Gianangelo, ma è anche l'angelo custode di tutte queste situazioni, devo dire, perché se non ci fosse qualcuno che le rappresenta, poi i miracoli non si fanno, siamo su questa terra. Però abbiamo cercato poi di raccogliere le istanze che mano a mano venivano, riscontravamo, perché siamo consumati anche un po' le scarpe, Gianangelo più di me, però diverse volte l'ho seguito via Raffaello Sanzio in questo complesso. Ho fatto il giro a Ponte Vecchio, a contatto con sì, diciamo, Gianangelo sicuramente più di me, fa anche uno sportello dedicato. Io l'ho accompagnato in alcune visite, altre volte mi sono recato da solo in maniera puntuale in alcune situazioni. E abbiamo cercato poi di mandare sempre tutto Haller. Abbiamo costretto, si può dire, anche in alcune occasioni ad essere presente a queste visite. Sono venuti poche volte, ma sono venuti. Quando li abbiamo contattati, sono anche come amministrazione, sono venuti. Quello che succede è che noi siamo partiti a chiedere una manutenzione chiaramente di alcune cose che vedevamo. Quella straordinaria chiaramente, no? Però questo avveniva in maniera parziale, ma il riscontro che ho poi avuto anche dal SICET è l'ultimo mail che ho mandato che la manutenzione fatta poi era stata fatta in maniera negativa, sì. Cioè nel senso che dopo poco c'era ancora da metterci. Facciamo un esempio, dopo anni che abbiamo insistito per cambiare perché c'erano persone anziane in via Don Barberi, sì, Ponte Vecchio, le quali avevano la porticina d'ingresso che portava su agli appartamenti che da anni non si chiudeva. Sì. Attraverso questi incontri noi siamo riusciti a fargli sostituire.
Beh, il problema è che settimana dopo porte nuove non si chiudono. Non si chiudono, c'è sempre. Ma di questo ne abbiamo tantissimi. C'è l'esempio via, stadio. Via dello stadio, c'è un esempio di una persona che adesso ho rifatto la segnalazione. Abbiamo insistito, sono venuti, hanno messo la parete in cartongesso per isolare il muro con la muffa. Il problema è che l'ha messo sulla parte sbagliata. Questa è la realtà. Questi sono i problemi. Quindi un po' di cose da raccontare. Io però mi piacerebbe poi fare anche con voi un giro, perché all'interno comunque di Via Toti, Pisacane, Manincia, per vedere qual è la situazione, perché oggi questi stabili richiedono una manutenzione che è davvero straordinaria, ma nel loro complesso. Se andiamo a vedere la parete di questi stabili dall'altra parte, guardate quanta umidità comunque penetra in queste mura, e questo diventa davvero un andiamo a dare un'occhiata. Sì, c'è di sopra per signori che siamo andati con il migliore a vedere, che è venuto ancora settimana scorsa, mi ha detto che è peggio di prima. Non siamo con l'assessore Salvaggio, tiriamo delle conclusioni finali su quello che abbiamo visto oggi qui a in Via Toti alle case Haller. Sicuramente una cosa ci tenevo ancora a dirla, che è vero, ci sono delle carenze di Haller e sono grandi, le abbiamo viste dove e perché, ma il lavoro dell'amministrazione di pressing nei confronti dell'istituto, anche grazie appunto al sindacato che abbiamo incontrato prima e agli inquilini che ci stanno, continua a essere fatte. Abbiamo visto anche oggi, cioè, saranno poi delle immagini rispetto al fatto che poi Haller alcune cose le fa sul verde, è intervenuto, oggi ha pulito comunque diversi sottoscala, abbiamo fatto in tempo anche in questo momento a indicargli appunto anche altri punti dove si trovava comunque dell'immondizia, però chiaramente come la città è responsabilità sì dell'amministrazione tenerla pulita, ma sono anche le piccole azioni che facciamo. Volevo ringraziare anche tutti quelli che abitano qua e si danno anche da fare per mantenere il più decoroso possibile questo ambiente, perché capisco che non sia una cosa così così semplice. Il lavoro dell'amministrazione comunque non finisce, quest'opera di pressing speriamo davvero di poter avere ancora qui Haller presto, li richiameremo, contiamo di fare un altro incontro con loro qui a marzo. E ci tenevo comunque a dire anche questo rispetto a chi le regole le rispetta e chi cerca di vivere sicuramente in un luogo migliore, e so che ci sono davvero tanti inquilini che qui operano in questo senso. Un'altra cosa che ci tenevo a dire era che da qualche mese c'è attivato in Villa Colombo, si è attivato anzi il Comitato di Quartiere Nord ancora una volta, e penso che sia una cosa importante. Siamo qua a due passi dalla Villa Colombo, si trova sempre su questa strada, e ha fatto anche uno sportello di ascolto dei cittadini, quindi anche questa è una cosa importante per l'amministrazione, per cercare di essere sempre sul pezzo rispetto alle carenze che ci possono essere anche in questa zona e in altre zone del Quartiere Nord. E voglio ricordare che è il martedì dalle 17.30 alle 18.30, l'hanno annunciato poco fa e mi sembrava carino dirlo, visto che è una cosa che può essere davvero utile in questo contesto, in questo quartiere. Grazie.